grazie di essere intervenuti a questo primo incontro di questo del ciclo che dedichiamo ai 70 anni dalla Resistenza. Abbiamo la mostra che inizierà a metà di aprile, in particolare il 16 aprile, ma ci sono una serie di eventi collaterali e conferenze che arricchiranno questa cadenza. Il primo nostro ospite è il professor Pestalozza. Siamo molto molto grati che sia qua insieme a noi in questo pomeriggio e vi presento la persona che potete immaginare quante particolari correnti ha seguito nella sua ricerca e nel suo lavoro di ricerca musicale. Lui porta avanti questo approfondimento della storia nella musica e la musica nella storia. Quindi ogni epoca ha sicuramente parlato un linguaggio musicale e in ogni linguaggio musicale si rispecchia un'epoca. Quindi tratteggerà in questo incontro quello che è è stato possibile crescere attraverso vari stili musicali in questo pensiero. Allora, Luigi Pestalozza è critico e storico della musica ed è stato critico musicale della Avanti di Stasera dal 1962 al 1988 di rinascita, ha diretto il settore musicale dei Verdi ed è stato docente di storia della musica alla Scuola di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, all'Accademia di Belle Arti di Brera, sempre di Milano, all'Università La Sapienza di Pisa. Ha organizzato in diverse città italiane e in Spagna e anche a Cuba convegni di storia e cultura alternative, non soltanto musicali. Ha diretto le stagioni di musica contemporanea di Cinisello Balsamo, di Forlì e negli anni 70 e 80 di Reggio Emilia, dove nel 1980 ha dato vita alla rivista di studi Musica Realtà e nel 1981 alle collane di studi musicali Le Sfere e i Quaderni. Dal 1998 è presidente dell'associazione Gli Amici di Musica Realtà e diretto delle sue stagioni musicali in Milano. Ha scritto saggi sulla musica dalla storica fino a quella contemporanea e libri non soltanto musicali, fra i quali La Scuola Nazionale Russa, Antologia della rassegna musicale, La musica sovietica, cronaca di un viaggio, L'opposizione musicale, Storia della musica, da lui diretta e scritta con quattro studiosi, Mie memorie, vita, musica, altro, Il gioco e la guerra, Memoria e parafrasi, Disordine, Appunti, un libro privato. Quindi ha cercato di riassumere e portare avanti i suoi studi, ma la cosa importante è che stasera non solo ci farà una lezione, ma soprattutto ci farà anche ascoltare dei brani musicali. Quindi non posso che augurarvi un buon ascolto e ringraziarvi per la presenza. Il mio incontro è intitolato Musica e Antifascismo, adesso vi
questi amici penso sempre a quello che è stato fucilato. Mi sento minacciato. Comunque questo è una parentesi ironica, scherzosa, personale. E quindi la storia che cambia. Il verbo può cambiare, è strutturale, è importante per tutto quello che mi accingo a dire, ma che non riguarda soltanto la musica. Lei ha giustamente accennato a quello che è il mio lavoro, prima ancora del mio lavoro di critico di storia, e di storico ho sempre pensato facendo musica, e cioè che la musica sta nella storia come la storia sta nella musica. Se volete, comunque anche se non volete ve lo dico lo stesso, perché sono sicuro che mi interessa, questo riguarda non tanto e soltanto il nostro tempo, non tanto e soltanto musica e antifascismo, ma riguarda in particolare, riguarda tutta la storia che è stata. Non potremmo capire la rivoluzione di Monteverdi con inizio 600, suo recitare cantando, in cui la parola recitare precede la parola cantare, se non fosse così, se non volesse fare sapere contro l'uso funzionale della musica. La musica, quando è vocale, ha la responsabilità di comunicare che le parole recitano fatto melodico in quanto devono essere capite. E sto parlando sempre dell'antifascismo, come capirete per 5 minuti, capirete anche perché Giuseppe Verdi è tra le vittime di quello che sto dicendo, se vi ricordo che nel 1874, quando dà una aggiustatura alla sua opera Macbeth, e quindi il finale di Lady Macbeth, strepitoso, che dura diversi minuti, che non ha la forma dell'aria, lui indica per iscritto al direttore d'orchestra: vi voglio un soprano che prima di cantare parli, cioè le parole vanno capite, quelle che vengono cantate. E allora ricordo anche, questo è sempre la base di quello che sto dicendo, il senso antagonistico con cui alla fine del Novecento, i primi dell'Ottocento e i primi del Novecento, un grande come Leo Spianacci, un grande compositore di opere, e dove non c'è nessuna forma precostituita per la località sua, dice: il mio cantare è fatto dalla curvatura melodica del linguaggio parlato corrente. Questo lo dico perché capite che quello che sto dicendo ha tempi molto lontani, ma perché, come ripeto, senza andare indietro, se non un accenno che ho fatto a Monteverdi, soprattutto dopo il concilio di Vienna nel 1815, quando non a caso Rossini, non è prima, compone il barbiere di Schilda, un barbiere che non è un mago, ma è uno che è concreto, che vive, che sa fare, quando quello gli chiede di darsi da fare, pensa in maniera magica, visto come scelto precedente, a fare innamorare la donna che gli interessa, lui gli fa quel gesto, come dice scrive Rossini, al rumore di quel metallo, cioè la coscienza critica antagonistica, per cui Rossini ha piena coscienza, appunto, di essere entrati, dopo la rivoluzione francese, in un'altra fase storica, dominata fondamentalmente dalla borghesia liberale, come sarà. Per cui, e cito invece Beethoven, una cosa che vi divertirà, la sua nona sinfonia che compone tra il 22 e il 24, che
Inna alla libertà, come si intitolava il testo di Schiller, su cui fa cantare un coro alla fine della sinfonia, che immediatamente dalla censura viene Inna alla libertà, viene corretto in Inna alla gioia. Ma perché in realtà è per lui, lui Inna alla libertà, non a caso fa cantare la voce femminile fuori dalla loro tessitura vocale, di modo che la loro intonazione diventa precaria al nostro ascolto, volutamente, perché in realtà quello che viene taciuto fino ai tempi nostri è che Beethoven aveva una grande stima di un compositore italiano, cioè Perugini, che forse qualcuno di voi sa, si era trasferito nella Parigi rivoluzionaria di Robespierre e aveva scritto, oltre che insegnato musica, anche scritto in maniera molto coniugata con l'uso introdotto dall'epoca robespierriana, fatto anche da compositori cosiddetti colti, di fare scrivere per la gente che sfilava nelle piazze, comporre cori e quindi cantavano. Quando noi cantiamo, tanto ci piace, e siamo andati in una piazza o in una via, l'ultima cosa che ci interessa è l'intonazione. Cantiamo e ci piace anche questo mare di voci che navigano nell'aria, senza curarsi, a cominciare da chi canta, se è intonato, se ha un'impostazione vocale o meno. E Beethoven introduce nella forma sinfonica di recente invenzione, seconda metà dell'Ottocento e del Settecento, introduce esclusivamente il coro dentro una composizione sinfonica e fa suonare, metto tra virgolette, le donne, le voci femminili, in modo che c'è una evocazione del cantare pubblico e non concertistico. A noi ci insegnavano che Beethoven faceva suonare le voci femminili, e chissà perché non quelle maschili, ma queste sono più evidenti, perché era sordo e non aveva potuto mantenere dell'intonazione, cioè veniva nascosto, e quindi la musica, nel caso di Beethoven, sta nella storia, come la storia sta nella musica. Non si sente? Ecco, così adesso tra poco mi sparo in bocca ed è finita la conferenza, la chiacchierata. Però non fermiamoci solo qui per capire l'esclusività, uso un termine che io ho usato molto nella mia lunga vita, tratto da Altman, un grandissimo studioso della storia letteraria e artistica dei tempi sovietici, l'esclusività, cioè la rottura e il cambiamento, perché se soltanto pensate a Giuseppe Verdi, e cito solo questo perché potrei parlarvi di Rossini e di tanti altri della storia dell'Ottocento, Rossini è stato edito da Ricordi, sotto direttive ben precise, in maniera tale che fosse fortemente censurato e manomesso sia nella musica che nei testi. Non ha mai pensato, come ci pensava Rossini, anzi la collega Totti Petto, ma lo troviamo nelle sue opere, come nella Motella di Rossini, le ho ripeto, messi ad arte, come anche nei testi. Per esempio nel caso di Rossini, quando Guglielmo Tell, che fino agli anni 60 del secolo scorso viene chiamato Guglielmo Tell, e c'è tanti titoli diversi, Rossini aveva di persona voluto il suo coro della sua opera del 28, opera rompente in senso politico, perché era una famiglia, un popolo che si opponeva all'invasione austriaca, non una persona. La notte era capo di una famiglia, vabbè. E aveva messo
un coro popolare di uomini e di donne, arrivato dopo qualche tempo, 10 anni dopo, in Piemonte. Dichiaratamente tale.
importante in senso pratico, con degli effetti atroci su tutto il mondo, la fine della storia, cioè basta idea e prassi di cambiamento. L'antifascismo è stato fondamentalmente una questione del cambiamento e per noi sul versante della musica, del cambiamento anche musicale, è stato decisivo nell'indurci a pensare che la ricerca di una nuova musica, di un nuovo linguaggio, di una nuova comunicativa riguardava il modo come la musica stava in mezzo agli uomini e una forza ce l'ha dato, come lo darà in altri effetti, quello che subito, prima del 48, cioè della Costituzione, che comunque nasce da quello che sto dicendo, ha fatto la Costituente, e cioè tre cose. Uno, il voto alle donne, che comportava una riconcezione del voto e quindi anche il voto maschile per tutti e non soltanto come nel 61, l'unità italiana mistificatoria, chissà qualche cosa, la scapigliatura per rimanere in campo culturale, chissà qualche cosa, anche la musica, insomma, è una questione di dirlo, e due che potevano votare gli uomini che esibissero un certo reddito annuale che testimoniava che appartenevano comunque a una borghesia media o bassa, ma a un reddito della classe dominante, appartenenza alla classe dominante. E terzo, quindi un voto globale di tutti e per tutti, e terzo, importantissimo effetto avrà nella musica, che crea cinque regioni a statuto speciale, cioè butta per aria la gerarchia socio-culturale, storica, economica, musicale fra nord d'Italia, centro d'Italia, sud Italia e isole. Pensate, musicalmente parlando, questo voleva dire che nel 45 risultava che il 55% del fatto musicale, che fosse l'attività, la vendita discografica, l'organizzazione, eccetera, del fare e dello studio, era al nord, dove intanto la Fiat, la copertura del presidente Einaudi della Repubblica, inventava la 600, il nome per la quale veniva costruita per l'insensatezza dell'autostrada del sole, mentre il trasporto ferroviario era inferiore a quello su quattro ruote, per cui i camion che frequentavano le autostrade funzionano maggiore rispetto a quello che trasportavano i treni, e questi fatti erano di fondamentale importanza per la musica nuova. La musica nuova voleva dire riconcepire e riorganizzare in nome di un cambiamento di fondo tutti i rapporti della musica, quindi quelli comunicativi e quelli pratici, operativi. Questo lo dico perché di grandissima importanza è l'attenzione immediata che quindi la musica nuova ha avuto, non tanto e soltanto, perché comunque c'è stato anche questo, per i fatti della resistenza, ma per l'antifascismo. La resistenza, io ho fatto il partigiano a Milano, e ve lo dico come lo dico non per vanto, lo dico per dire che c'ero dentro, era prima di tutto una idea costretta a fare la guerra per porre fine a una storia nazionale in quanto parte di una storia del mondo che finisce con l'aprile, con la sconfitta del nazismo e del fascismo di allora, per
portare avanti quello che antifascisticamente era in verità. La verità non mi piace, perché non c'è parte della gloria, se tu dici la bugia, scomparire la bugia. Il vero mi sta a cuore, era cresciuto di antifascista, che ha portato la resistenza, dagli anni 20 attraverso i 30 fino al 43. E cioè, vediamo bene che, molto importante per la musica, che due soggetti vengono avanti in Italia e nel mondo, penso alla guerra di Spagna, antifascista di Spagna, dove gli italiani antifascisti sono stati molto presenti, attivi e pensanti. Si fondava su due soggetti che avevano subito, attraverso l'Ottocento fino agli anni 20 compresi, una emarginazione sistematica nella vita nazionale, che erano la borghesia democratica, da Berger a Giuseppe Verdi, a Manzoni, fatti credere diversi, quante volte voi avete letto che negli anni 20 dell'Ottocento Manzoni ha scritto il primo romanzo in cui soggetti fossero due giovani del popolo, gente umile, come si diceva ancora a dire ragazzi, gli umili. Per cui, con molta straordinaria lucidanza dal carcere, Gramsci dice una cosa che per noi la musica era fondamentale. Dobbiamo costruire non una nuova arte, ma una nuova cultura, in modo che ci sia un rapporto attivo fra gli intellettuali e i semplici. Senza questa base,